i giornalisti dietro il bancone della cucina. Questa volta è il pegno che devono pagare i giornalisti di Arezzo, e non solo, perché sono provenienti da tutta Italia, dal nord e dal sud, giornalisti di Enogastronomia che questa volta saranno chiamati a provare la loro bravura proprio a Fornelli, e a giudicarli saranno chi? Saranno i cuochi. Una prova abbastanza difficile. Lei vive nel mondo dei giornalisti, come mai ha creato questo imbarazzo? Ma soprattutto questo qui è un concorso che lo vogliamo definire al contrario. Insieme a Roberto Lodovichi abbiamo detto che a vincere questa volta sarà il piatto peggiore, però ciascun giornalista dovrà dare il meglio di sé per cercare di non vincere, perché è un'onta vincere questo premio, che poi solamente è il disonore, perché chi vince sarà costretto a parlare per un anno intero bene della cucina aretina. Il caporedattore di Arezzo TV è riuscito a non essere quello che vincerà il concorso. E ti credo, sennò dopo mi tocca scrivere. No, vabbè, insomma, è divertente, dai, una volta tanto, se no siamo sempre lì a ragionare di notizie, quello, quell'altro, insomma, una volta tanto ci si diverte. Se partecipavi anche te. No, dico, tutta la redazione ora da questo momento saprà che non è vero, perché tu ti sminuivi molto prima. Dopo in realtà hanno detto tutti che il tuo piatto era molto buono, anzi mi hanno detto di farmi invitare a casa tua. No, ma la mia è una strategia, perché così se non sanno che io so cucinare, cucina qualcun altro, capito? È assolutamente una strategia. Comunque, insomma, divertente, bella l'iniziativa ovviamente di Lodovico e di Claudio, fa piacere partecipare. Lei ha ricevuto qualche piccola critica, specialmente sulle fragole, mi sembra. Io mi sono praticamente voluta fare assassinare, perché è stata una provocazione. Doveva vincere il cibo, il piatto peggio, io il peggio ce l'ho messo, perché comunque è stato messo un sacco di grassi, un sacco di... e la fragola non è di stagione, quindi ce l'ho voluta mettere, perché se si deve fare un piatto peggio bisogna metterci le cose che non sono di stagione. Ci ho messo poi i gamberi che hanno il colesterolo, quindi da dietista dovevo dimostrare che queste cose, anche se sono buone, esageratamente messe insieme, fanno schifo.